46 del 2, bravissimo! Si è conclusa con successo la quinta edizione di Correre a Scario e per la seconda volta consecutiva nella categoria uomini Marco Del Bue si è aggiudicato la gara podistica. Come un anno fa, infatti, il corridore di Casaletto Spartano ha nuovamente tagliato il traguardo, facendo valere la grande conoscenza del tracciato di gara, portandosi in testa sin dai primi metri della competizione e chiudendo con un tempo di 27 minuti e 44 secondi davanti a Cesare Bergaldi ed Ettore Sorrentino. Per la categoria donne la prima classificata è stata Sara Cetrangolo, la podista di San Giovanni a Piro, già detentrice di altri titoli di gare a percorso classico, ha fermato il cronometro a 33 minuti e 35 secondi, lasciandosi dietro le rivali Francesca Protani e Maria Tropiano, salite al secondo e terzo gradino del podio della 9 chilometri. Un chilometro e 200 metri è stato invece il mini percorso su cui si sono immolati i baby runner che con entusiasmo e per divertimento hanno gareggiato sulla breve distanza facendo da apripista agli adulti. Tra i bambini si sono distinti Giacomo Puccino e Sofia Genovese, ma anche Giovanni Focone, Salvatore Avagliano e Anna Baldassarri. Quest'anno il premio speciale istituito alla memoria del compianto Franco Tripari è andato a Francesco Simone che, giunto alla linea d'arrivo con 29 minuti e 0 secondi, ha conquistato il titolo di primo scariota. Un trofeo particolare è stato consegnato all'atleta meno giovane, Claudio Bosco Treccase, e ai due partecipanti più piccoli, Zaira Brando e Andrea Fasolino, che, insieme agli altri giovanissimi, hanno ricevuto anche un buono gelato. Novità dell'edizione 2014 è stata poi la maglietta simbolo della manifestazione sportiva. Tutti i corridori che hanno aderito all'evento hanno indossato la stessa t-shirt bianca con l'immagine di uno dei posti più suggestivi di Scario, in ricordo dell'esperienza vissuta. L'iniziativa, come sempre, è stata organizzata dagli atleti carabinieri Domenico Baldassarri e Vincenzo Iemma della appena nata associazione Duathlon Sant'Anna, che vede la presenza anche di Don Tonino Cetrangolo in qualità di vicepresidente e di Monsignor Antonio De Luca, consulente ecclesiastico. Correre a Scario tornerà il prossimo anno come una grande festa dello sport e dell'amicizia.